dopo la funzione si avvicino lentamente alla poverina che non smette di frignare. Mi spiace tanto per la perdita importante, oramai è tempo di guardare un po' più là. I volti possono cambiare, ma non il buon umore che caratterizza i Cani della Biscia, formazione piacentina nata nel 2010, che da pochi giorni ha salutato lo storico frontman Valentino Casagrande per accogliere Alain Scaglia. Sarà lui a dare voce a quel folk del Sasso che ha travolto il pubblico piacentino, sempre più numeroso e partecipe alle esibizioni della band, nota per gli ormai conosciutissimi Claudio Village, Forse che sì, forse che no, e tante altre canzoni che esaltano e ironizzano sulla piacentinità. Una goliardica partita di calcio balilla alla Cooperativa dell'Infrangibile ha anticipato le prime prove con il nuovo cantante. Noi collaboriamo da tantissimo tempo, una volta perché avevo dovuto sostituire Johnny Pozzi, il loro tastierista, poi sono entrato come fisarmonicista e si vede che mi vogliono veramente bene per darmi questa responsabilità, che è un onore in assoluto per me e spero di esserne soprattutto degno e capace. Sei stato sorpreso di questa proposta? Assolutamente sì, perché anch'io sono un cantante, ma sono un cantante molto diverso dalla tradizionalità del nostro Valentino, e quindi dovremo un attimino ridimensionare un pochettino il repertorio e tutto quanto, restando i Cani della Biscia che tutti conoscono e che tutti amano, ma magari con quel qualcosa in più o di diverso che cercherò di dare con tutto me stesso. Il clima non cambia, non cambiano i pezzi dei Cani della Biscia, speriamo di scriveremo cose nuove, però faremo anche i nostri classici e faremo cover nuove e faremo ballare, divertire e mangeremo sempre tantissimo. Avrei già cambiato canale, beh, sicuramente faresti bene. Vedremo qualcosina di diverso sicuramente, qualche pezzo nuovo che scriveremo, qualche cover più bella dipinta, pennellata su Alain, sulla sua voce, sulla sua timbrica e su quello che è il suo personaggio, quindi ne vedremo delle belle. Quando ne vedremo delle belle? Prestissimo, presto, 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 presto. Prima. Tipo? Dopo. Cominciamo a fare le prove da stasera e diciamo che da aprile maggio cominceremo a fare le prime uscite con il buon Alain, quindi vi aspettiamo tutti numerosi e anche di più.